grazie per essere intervenuti a questa cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova sede della Proloco Città di Giugliano. È una mattinata di festa, è anche bello che ci sia tanta gente, che ci sia anche tanta confusione. È una mattinata di festa e proprio per questo, proprio perché le feste devono dare sempre l'impressione di durare tanto ma finire prima, allora saremo, promettiamo di essere molto rapidi. Io, come ovviamente di pragmatica, voglio in primo luogo ringraziare tutti quanti i convenuti. Comincio, e mi sia permesso, dal sindaco della città di Giugliano, il dottor Antonio Botiello, l'assessore Emiliano Marino, il presidente dell'UMP regionale, il dottor professor Mario Perotti, e prima di lasciare a ciascuno di questi delegati, di questi convenuti, anzi chiedo scusa, la parola, io vorrei salutare e invitare a portare il suo saluto l'onorevole Biagio Iacolare, delegato del presidente della regione Campania, l'onorevole De Luca, e dell'assessore regionale al turismo. Prego, onorevole Pecco. Grazie. Buongiorno a tutti, appunto io sono qui il delegato del presidente De Luca e anche come ci tengo a dirlo, come uno dei protagonisti dell'attuazione della legge regionale sul turismo che è stata fatta la legislatura scorsa, dove abbiamo lavorato e dove noi come gruppo, io come vicepresidente del consiglio regionale, sono stato parte attiva affinché questa legge andasse avanti, iniziata con l'onorevole De Mita e poi finita con l'onorevole Sommese. La cosa che è importante, che tengo a dire, che vorrei sottolineare stamattina, è che proprio all'interno di questa legge noi sostenemmo l'importanza delle proloco. Noi sostenemmo, è stata sostenuta, esiste l'importanza delle proloco come centralità dei territori per attuare quelle che sono le richieste territoriali nell'ambito turistico e soprattutto nell'ambito di tutte le aree possibili che ci sono. Giugliano è particolarmente un'area importantissima, non solo come estensione ma anche per la collocazione che tiene con la zona costiera e con le zone interne, e io credo che sono contento che sia partito proprio dall'area nord, dalla quale io mi sento figlio di quest'area, ma soprattutto mi sento un cittadino di quest'area che vorrebbe vederla crescere, vorrebbe vederla trasformata in qualcosa di più produttivo, di più serio, di più importante, soprattutto per i nostri giovani, per il futuro dei nostri giovani. Quindi io apprezzo, saluto con piacere questa iniziativa e credo e spero che questa iniziativa possa essere l'inizio di tante altre iniziative, lo dico al Presidente regionale, all'interno della Regione Campania, per incominciare a mettere le bandierine per iniziare quello che è poi il fulcro della legge regionale, che è cercare di dare al territorio la territorialità attraverso gli anni, attraverso i distretti, per fare sì che queste richieste possono essere veramente portate avanti e possa essere un inizio di una trasformazione importante. Grazie per avermi invitato. Onorevole De Luca, vorrei adesso invitare a portare il suo saluto anche il dottor Raffaele Cacciapote, consigliere dell'area metropolitana di Napoli. Prego. Buongiorno a tutti, non voglio assolutamente tediarvi e prendere troppo tempo, abbiamo interventi autorevoli, anche le forze dell'ordine presenti in sala, che le saluto sempre per la loro vicinanza, non solo in questi eventi e avvenimenti, ma anche su quello che è il territorio di svolti della nostra città, che coadiuvano questo lavoro che è di sicurezza, che la sicurezza è assolutamente legata a quella che è la promozione culturale. E questo è la Proloco, è quello che oltre a promuovere il territorio nell'ambito turistico e territoriale ha una funzione strategica e ben sta facendo la direzione regionale e quelle provinciali. Vedo ad esempio il nostro rappresentante di Villa Ricca, dico nostro per territorialità, Armando De Rosa,
nel radicare, nel ben radicare su tutti i territori questa azione di promozione del turismo, soprattutto nella nostra area, quella a nord di Napoli, Giuliano, strategicamente a vocazione turistica, affinché si abbia realmente uno sviluppo, un volano per quanto riguarda la legalità, la sicurezza e il lavoro. Non voglio rubare altro tempo, vi saluto e vi ringrazio. Ricordata le forze armate presenti, che ringraziamo, quindi l'aeronautica militare, l'arma dei carabinieri, la persona del capitano De Lisi, sempre presente alle nostre iniziative, l'Associazione Nazionale Carabinieri. Allora, promettevamo di essere celeri e ci impegniamo a mantenere questo impegno. In genere chi si loda si dice si sbroda, e quindi evitiamo di lodarci, ma quando parte una nuova avventura è necessario fare un po' il punto dallo step, appunto, dal quale si parte, dal quale si riparte. E mi veniva in mente questa mattina che paradossalmente da Prologo tutto comincia e tutto riparte in cima delle scale. 20 anni fa c'era una piccola rampa di scale in una sede che non era come questa, concessa e incomodata dall'amministrazione comunale, ma era una proprietà privata, era la proprietà, il negozio della famiglia Savino, che il professore Savino votò poi a sede della Proloco Città di Giuliano. C'era una piccola rampa di scale, c'era un soppalco nel quale il professore Savino camminava in piedi. Chi aveva, insomma, la fortuna di essere un po' più alto doveva camminare, era quasi una sorta di omaggio, forse surrettiziamente costruita alla cultura. Dovevamo camminare con la testa abbassata perché non c'era troppo spazio. E con il presidente Savino c'era il dottor Antonio Cacciapuoti e c'erano tanti altri amici che non sono presenti fisicamente questa mattina con noi, lo sono però nei nostri cuori sempre, perché hanno contribuito a fare la Proloco, a crearla, a ricrearla, a mettere in piedi tutta una serie di iniziative. Mi riferisco al professore Mario Taglialatina, al professore Ciccio Savino, insomma amici, fratelli che erano con noi quando questa avventura è partita. E in cima a quelle scale cominciammo ad immaginare qualcosa, ad immaginare cioè di fare cultura. Non eravamo i primi, assolutamente, non abbiamo mai avuto questa illusione. C'erano stati prima di noi tanti altri e c'erano contemporaneamente tanti altri soggetti che facevano con impegno, con dedizione, con passione cultura. C'era stato il Centro Alberto Taglialatina, c'era il dottor Emanuele Coppola che da sempre, insomma, in tutti quanti i canali che gli erano permessi, e in quel tempo non erano tantissimi, forse non lo sono neanche adesso, si batteva per il riscatto culturale di questa nostra città. Noi avevamo un sogno, che era quello di portare avanti lo scandalo della bellezza. Cioè, volevamo essere una Proloco diversa, ci mancava quell'effetto alone che rende importanti, preziose altre Proloco, quell'effetto alone che permette di organizzare la sagra del fungo, quella del carciofo o altra cosa, ma perché appunto intorno a quella Proloco, allo spirito volontaristico di tante donne, di tanti uomini, di tante ragazze e di tanti ragazzi, c'è certamente un contesto che li agevola, li facilita. Noi eravamo la Proloco della terza città della Campania. Non potevamo quindi puntare esclusivamente sulla valorizzazione, sul riscatto dei prodotti del territorio, perché avevamo dinamiche diverse, dovevamo confrontarci con dinamiche diverse. Dovevamo quindi scegliere un'altra strada e scegliemmo appunto questo scandalo della bellezza. La volontà di video, la riproposizione di documenti inediti o erroneamente interpretati, con orgoglio rivendichino la loro giulianesità. Forse abbiamo
riaperto una strada quando nel dicembre del 99 pubblicammo un estratto della mia tesi sulla Cappella della Madonna della Pace, ricucendo una serie di fonti che erano state fino a quel momento analizzate in maniera parcellizzata. Noi provammo a ricucirle insieme e a offrire una chiave di lettura, uno spunto per tutti quelli che sarebbero venuti dopo. Lo scandalo della bellezza, dicevamo, quindi la volontà di rompere un certo grigiume imperante, portando il nostro piccolissimo contributo. Con il professore Savino, con il presidente del distretto scolastico, l'avvocato Bottone, che ci ha mandato tra l'altro un bellissimo messaggio questa mattina, abbiamo sempre avuto presente che non stavamo risollevando le sorti del mondo, né ci avrebbe mai chiamato il segretario dell'ONU per ringraziarci. Volevamo portare un piccolo contributo, portare un mattoncino, aspettando che altri, ciascuno per le proprie competenze, finisse di costruire questa casa con noi, o più grandi di noi, o meglio di noi, costruissero questa casa. E allora, quando sembrava una follia leggere Dante, prima che lo facesse Benigni, nel dicembre del 2000, noi leggemmo Dante e lo facemmo in una cappellina sempre nella cappellina della Madonna della Pace. Credevamo che ci saremmo ritrovati in quattro gatti, c'erano più di 100 persone e i primi a restare sorpresi fummo noi. E quella strada la continuammo a battere, abbiamo fatto quattro edizioni della lettura d'Antis, è stato bellissimo. Come vincere la resistenza ovviamente delle scuole a concedere i loro dati per poterli contattare. E ancora una volta una battaglia combattuta a testa bassa, e ricordo quell'edizione del 2002, eravamo in coda ad una celebrazione religiosa per i festeggiamenti in onore di San Giuliano Martire, i ragazzi che eravamo riusciti a reperire, molti per contatti diretti, una sfida lanciata, la volontà di continuare, di andare avanti. Lo scorso 28 novembre abbiamo festeggiato la 14ª edizione del premio Cultura San Giuliano Martire. C'erano quasi 70 ragazzi, 68 ragazzi. Molti non ci siamo ancora riusciti a contattare, sono i giulianesi che frequentano le scuole napoletane, è già tanto quello che riusciamo a fare. Due anni dopo quella iniziativa, la volontà di abbinare un riconoscimento a quei campani che avessero portato il nome della nostra città agli alti, ai più alti livelli, a livello regionale, a livello nazionale e perché no anche oltre. E anche quella una battaglia fatta spesso contro tutto e contro tutti. Ci dicevano: ma perché non premiate quel giulianese che ha fatto quella cosa, perché non offrite il riconoscimento a quel ragazzo di Villaricca che ha fatto l'altra cosa? Ma la nostra volontà era quella di non guardarci Don Lelico, ma di puntare oltre e soprattutto di offrire a quei giovani che ricevevano quel pubblico riconoscimento, quella pubblica attestazione, un modello al quale guardare, qualcuno con cui confrontarsi. E sul palco ne abbiamo cambiati anche quelli del premio San Giuliano, sono passati personalità dello spettacolo e con quella guida abbiamo girato l'Italia, siamo stati a Cavour, Antonio Cacciapuoti ancora una volta in provincia di Torino, nostro compagno e tanti altri compagni di strada. Quindi il filo conduttore, lo dicevo, che ci ha guidato è stato quello. Quando a Giuliano non c'era una libreria abbiamo presentato e venduto libri, ci siamo improvvisati anche venditori di libri, ed è bellissimo vedere che oggi c'è una libreria anche se sotto le mentite spoglie di un'edicola che porta avanti questa missione preziosa, che è quella di veicolare libri. La terza città della Campania non ha una libreria. Io ricordo quando andammo a chiedere a Mariano Di Gito se se la sentiva di venire a leggere Il Paradiso dopo che Benigni lo aveva fatto di fronte a 14 milioni di italiani. Lui accettò la sfida.
gli dicemmo: guardi maestro, insomma ci proviamo perché Giuliano non ha una libreria. Mariano Rigillo saltò dalla sedia e ci promise, disse: se domani mattina aprite una libreria all'inaugurazione vengo io a vendere libri. E io dissi: guardi maestro, io la prendo come un impegno, se vuole lo scriviamo, mi disse. Per cui rimase di stucco quando gli dicemmo che 130.000 abitanti devono servirsi su Amazon liberamente, oppure non possono andare a vendere libri, o andare a comprare libri, o venderli se li hanno scritti. Sarebbe impossibile elencare tutte le iniziative che abbiamo fatto. Ci sono stati mesi in cui facevamo una presentazione ogni settimana, incontri, e abbiamo sviscerato gli argomenti più vari, abbiamo messo a confronto personalità diverse, ed è stato bellissimo farlo con tanti compagni di strada, il telefono rosa, spazio a spazio, insomma ne abbiamo fatte di avventure, presentazioni di libri, confronti, abbiamo portato Teresa Vitale, la storia per i giulianesi di Teresa Vitale, è una storia luminosa, straordinaria. Teresa Vitale si è seduta a questo tavolo e ha difeso Claretta Petacci, miracoli della Prologo, abbiamo assistito anche a questo. E c'erano delle scale, quindi 20 anni fa ci sono delle scale adesso, ed è bellissimo che ci siano, perché grazie all'amministrazione Posiello, al sindaco Posiello, la Prologo Città di Giuliano ha una sede degna di quello scandalo della bellezza che si è posto come missione. L'aveva anche prima, era però a livello strada, aveva tutta una serie di disagi. Il sindaco Posiello, che gli va riconosciuto sempre con la stessa onestà con la quale riconosciamo meriti e torti ai suoi predecessori, appena insediato è stato il primo a chiamarci e a chiederci una mano. Aveva un obiettivo ambizioso, che era quello di organizzare un progetto grande, enorme, fortissimo, sul Basile a Giuliano, ed aveva difficoltà materiali dettate dalla tempistica. Ci ha chiesto di dargli una mano, gliel'abbiamo dato con la disponibilità, con la generosità che abbiamo sempre offerto alle amministrazioni e ai commissari che ci sono stati qui a Giuliano. Qualcuno ha accettato il nostro aiuto, qualcuno l'ha accettato all'inizio e poi alla fine ha cambiato strada, ma queste insomma sono le variabili impazzite di quell'enorme monopoli che chiamiamo vita. E quindi c'erano delle scale allora, ci sono delle scale adesso. Nella sala, quando poi la vedrete, dietro la scrivania del presidente ci sono tante fotografie e vedrete un Mimmo Savino con i capelli. Quei pochi che c'erano anche allora erano sicuri, lo vedrete con i baffi e senza baffi, e quelli che c'erano quando c'erano erano scuri. C'erano tanti capelli, adesso ce ne sono di meno, erano scuri, adesso sono bianchi. C'ero io con i capelli, per fortuna quelli ci sono, anche quelli erano scuri, non ci sono più neanche quelli, né passata di strada, i nomi per fortuna sui manifesti quelli non cambiano. E li abbiamo alcuni ristampati, perché anche i manifesti sbiadiscono. Quindi tante cose sono cambiate. Oggi però c'è una sede nuova, una missione nuova, e c'è uno spirito antico che ancora è sempre quello dello scandalo della bellezza. Abbiamo ancora un cassetto pieno di progetti, vorremmo fare una cosa, vorremmo ancora una volta lanciare il cuore al di là dell'ostacolo. Sogniamo un antiquarium, un museo cittadino qui a Giuliano, e per questo chiediamo l'aiuto dell'onorevole Iacolara, del dottor Cacciaputi, chiediamo l'aiuto anche del presidente Perrotti e il presidente regionale dell'UPI. L'UPI non può fare miracoli, in grande vive e patisce le stesse difficoltà che in piccolo patisce ogni Prologo, ma noi presidente le chiediamo la sua agendina, i suoi numeri di telefono, la possibilità di portare ancora una volta questo bigliettino da visita scarno che è la nostra faccia, e chiedere quindi che questa cosa si faccia. E al sindaco invece, sembra brutto in una festa chiedere, ma sappiamo che con Antonio non è una richiesta, è una compartecipazione.
Al sindaco noi con tutte quante le amministrazioni precedenti abbiamo chiesto un aiuto affinché le cose si facessero, e a questa amministrazione noi chiediamo invece di essere giudicati per le cose che abbiamo fatto. Vorremmo cambiare registro, sindaco, vorremmo quindi che le iniziative poste in essere dalla Proloco fossero appunto giudicate dopo che sono state fatte, non prima che le stesse vengano poste in essere. Lo facciamo perché i capelli pochi e bianchi del professore Savino, i miei incipienti, rendono difficile quello che Cacciaguida diceva a Dante nel Paradiso, cioè il salire e scendere le scale. Vorremmo che la Proloco fosse parte di un progetto per cui, a fronte della presentazione di un bilancio di iniziative, di una programmazione di iniziative meglio, poi alla fine si venisse giudicati per ciò che si è fatto e si venisse quindi messi nelle condizioni di farlo. Sarebbe un buon inizio e soprattutto sarebbe un modo per scendere più agevolmente le scale. Ma non perché il tempo sia passato, ma soltanto per essere meglio e in maniera sempre attivi, scandalosamente portatori di bellezza nelle strade di questa nostra città. Grazie. E adesso voglio passare la parola prima all'assessore Marino e poi al presidente Perrotti e poi al professore Savino e infine al sindaco di Milano. Prego l'assessore Marino, la parola, grazie. Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata importante e stiamo di nuovo qui, di nuovo con la Proloco, di nuovo a parlare della nostra città e a cercare in qualche modo di combattere tutti insieme per rivalorizzarla, perché noi a questo dobbiamo puntare. Io in primis voglio ringraziare il professor Mimmo Savino per avermi dato la possibilità di essere qui con voi oggi. E per dire noi ci siamo e continueremo ad esserci con la Proloco per la nostra città. Io 20 anni fa c'ero e rivedo ancora oggi lo stesso entusiasmo nei suoi occhi. E, è bello perché il professore Mimmo Savino ha sempre lottato per questa città con professionalità, con grande passione, con tutto l'amore che può metterci un giulianese come tutti quanti noi. E lo fa come lo possiamo fare tutti quanti insieme, per il bene comune, per la nostra città. E noi come amministrazione a questo dobbiamo puntare, a valorizzare la nostra città, la nostra Giuliano, perché il patrimonio è di inestimabile valore, quello che abbiamo sul territorio, e quindi purtroppo per tanti anni è stato dimenticato. E noi a questo dobbiamo puntare. Il rinnovo della convenzione vuole essere proprio questa, una conferma di una fiducia nella Proloco e nella speranza che in piena sinergia con la Proloco, con le altre associazioni del territorio, tutti insieme possiamo lottare per migliorare la città, perché questa città la possiamo cambiare. Io ne sono fermamente convinta, io come sindaco, come tutti quanti dell'amministrazione. Siamo convinti che la città la possiamo cambiare, la possiamo migliorare, ma lo possiamo fare tutti insieme, perché il singolo, io non mi stancherò mai di dirlo, non va avanti. Quindi insieme con la sinergia dei cittadini, delle associazioni, della Proloco, dell'amministrazione, possiamo migliorare e soprattutto valorizzare il nostro territorio. Grazie. No, prego. Allora, buongiorno. Il problema che è stato posto è uno dei soliti problemi, ma credo che la soluzione sia nella capacità e nella volontà di cambiare. Noi abbiamo cambiato un sistema in Campania di associazioni Proloco che è diventata l'eccellenza nazionale. Siamo l'orgoglio delle Proloco, o meglio, le Proloco della Campania sono l'orgoglio delle Proloco nazionali. E questo dà fastidio, si può cambiare. Si può cambiare quando all'interno del sistema si pongono delle regole, si rispettano le regole e si condividono e si concertano le cose da fare.
sono i punti base. L'altro punto base è il rispetto. Rispetto di se stessi e degli altri, che dico sempre ai nostri volontari di servizio civile. Se non c'è il rispetto per se stesso non si possono rispettare gli altri, se non si rispettano gli altri non si rispetta se stessi. Noi di volta in volta siamo una volta noi, una volta gli altri. Ed è la cosa più elementare, molte volte le cose più elementari sono quelle più difficili da realizzare. Non ci vuole poi tanta volontà, ci vuole solo un po' di buon senso e di un senso di appartenenza. Siamo la regione più controversa d'Italia. Quando la citai qualche anno fa si alzarono gli scudi contro questa affermazione. È la verità, la Campania è una regione controversa. Il bianco è bianco e il nero è nero. Le sfumature qui ci sono ma non si notano, scompaiono. Il problema è che abbiamo una grande lavagna bianca con tante macchie nere. Alcuni si dilettano a smacchiare i leopardi, noi dobbiamo eliminare le macchie nere, ma questo lo possiamo fare se facciamo cittadinanza attiva. Dico questo perché proprio ieri, venerdì, anzi l'altro ieri, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio, la graduatoria dei progetti di servizio civile che dovranno partire da qui a qualche mese. Ebbene, in Campania, la sede nazionale del servizio civile per le Proloco, abbiamo avuto approvati tutti i progetti presentati. Probabilmente partiranno da qui a 3-4 mesi 1500 volontari di servizio civile in tutta Italia. Alcuni saranno qui a Giugliano, sia qui a Corso Campano che a Litorale Domizio. Questo è un problema che abbiamo risolto alcuni anni fa ed è nata in Campania l'esigenza di porre il servizio civile alla tutela del patrimonio storico, culturale, archeologico. E quello che fanno le nostre Proloco oggi è questo. Le Proloco della Campania, più che altre, fanno la manifestazione enogastronomica, ma la fanno perché hanno necessità anche di mantenere il contatto con la gente. Ma poi abbiamo visto che la stragrande maggioranza delle iniziative delle nostre associazioni sono di carattere culturale. Abbiamo innovato e cambiato il sistema turistico, anche nazionale, con la legge 135, molti anni fa. Il turismo oramai è diventato un bene prezioso perché è forse l'attività industriale più forte che abbiamo in Italia, eppure il patrimonio culturale è quello meno curato ed è meno protetto. Cosa possiamo fare noi? Lo stiamo facendo. E questo grazie anche a sindaci illuminati che ogni giorno e ogni anno di più mettono a disposizione delle nostre associazioni gli spazi per poter lavorare e per poter condividere e cooperare per il benessere delle comunità. Perché poi in fondo il benessere a cui noi aspiriamo oggi non è più e solo quello di sedere a tavola o di avere una buona macchina, ma è anche quello di vivere in una società più serena, più partecipata. Ed è questo quello che noi stiamo cercando di fare. Certo, la politica in questa regione è stata attenta, l'onorevole Iacolare parlava della legge 18, certamente, ma la legge 18, le leggi non bastano se non ci sono i cittadini ad applicarle e a farle rispettare. Noi siamo la nazione con il maggior numero di leggi, molte delle quali anche in contraddizione tra loro. Dobbiamo acquistare un senso civico migliore. Le Proloco in Campania lo stanno facendo, sì, contro tutto e contro tutti, perché probabilmente è più facile prendersela con chi ha un ruolo e una visibilità piuttosto che chi ruoli e visibilità se li nascondono per altri interessi. Noi saremo sempre vicini alla Proloco di Giugliano, lo siamo sempre stati, lui me lo sa, come tutte le nostre associate, quando possiamo e spesso diamo una mano, come possiamo farlo. Non viviamo nell'oro. Ed è meglio, sembra un paradosso, ma avere troppi soldi distrae. Ci vuole il giusto. Bisogna saperlo spendere. E noi, pur sapendolo spendere, pur spendendolo alla luce del sole,
non siamo ben visti, ma questo ci inorgoglisce, perché poi in fondo, come dicevo prima, l'importante è avere rispetto di se stessi e rispetto degli altri. Ed è quello che noi stiamo cercando di fare, ed è quello che continueremo a fare. Questa è una regione straordinaria, gente straordinaria, che merita molto di più di quanto ha. E non ha poco, perché non abbiamo poco. Non ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo, certo, ma non dobbiamo nemmeno mortificarlo e offenderlo. Grazie. Grazie al Presidente regionale dell'UMPI, il professor Mario Perrotti. Passo adesso la parola al professore Mimmo Savino, prima di che il sindaco poi chiuda. Devo dire che io sono un po' commosso, per la verità, per l'intervento di Tobia, che è stato forte per alcune situazioni che mi ha ricordato e che forse io avevo dimenticato. Sono contento della presenza qui del nostro Presidente regionale, e lui ricorderà senz'altro che all'indomani, 20 anni fa, all'indomani della proposta che mi venne fatta dalla Regione Campania nell'arco della ricostituzione delle Proloco, perché 20 anni fa non c'era tutto quello che c'è adesso, fui chiamato come commissario per la ricostituzione della Proloco. Chiaramente, venendo da un volontariato vero, che era quello dei Fratelli Maristi, la scuola dei Maristi è una scuola di formazione non solo dal punto di vista culturale, ma anche una scuola di formazione di vita, accettai l'impegno, accettai la sfida, e il primo evento che organizzammo, Mario forse se lo ricorda, all'interno del negozio di cui parlava Tobia, fu e aveva il titolo Proloco, quale futuro? Sono trascorsi 20 anni, Tobia ha elencato alcune delle cose che abbiamo fatto. Io dirò semplicemente che nel nostro curriculum che conserviamo e che presentiamo spesso nella presentazione dei progetti, siamo arrivati a circa 250 eventi portati avanti con grande soddisfazione, ma anche con grande sacrificio. Non mi dilungo nei ringraziamenti alle personalità che sono qui convenute, agli amici. Un ringraziamento vorrei fare al nostro carissimo concittadino onorevole Stellino Mallardo, il quale mi incaricava di portare i saluti a tutti quanti voi, ma purtroppo per motivi di salute non è potuto essere presente. So che ha scritto qualcosa, non so Tobia. È qui. E poi vorrei che è breve o è lunga? È media. La conserviamo agli altri. La conserviamo agli altri. Eventualmente la pubblicheremo su Facebook, così come ho pubblicato, ormai i social sono quelli che sono. Un bel intervento, un augurio del ex presidente del distretto scolastico, l'avvocato Giovanni Bottone, che io ringrazio, perché all'indomani della chiusura del distretto scolastico ha voluto affidare a noi come Proloco tutta quella che erano le suppellettili che erano di proprietà del distretto scolastico. Questo tavolo è di proprietà del distretto, le sedie, gli armadi, e io lo ringrazio per questo. Quindi ringrazio tutti quanti voi. Penso che Tobia abbia ampiamente nel suo intervento detto le cose che ci dovevamo dire, e passo la parola al nostro sindaco, chiaramente ringraziandolo ancora prima di tutto per la sua presenza e maggiormente per aver, dopo i commissari, perché questa sala era risultata inagibile, quindi ci sono stati dei lavori di ristrutturazione, di agibilità, e subito dopo, immediatamente, diciamo, siamo partiti con il rinnovo della convenzione, e adesso speriamo di andare avanti.
Ci tengo a dire che la Proloco è di tutti, quindi questi locali, anche se in comodato d'uso alla Proloco, sono a completa disposizione, come lo sono stati nel tempo, per tutte le associazioni, per tutte le organizzazioni che vorranno fare delle cose. E grazie ancora. Volendo riprendere da dove aveva finito prima Turchia, a me verrebbe da dire che nessuno basta a se stesso, ed è il motivo per cui siamo qui oggi come amministrazione a supportare il lavoro che fa e bene la Proloco, perché ritengo che il singolo cittadino, ma anche l'amministrazione, se non riesce a costruire reti mettendo insieme tutti i soggetti del territorio, non può pensare di andare avanti. E c'è un lavoro che la Proloco ha fatto e ha fatto bene negli anni, che è quello di serbare la memoria. Serbare la memoria dei luoghi, serbare la memoria delle tradizioni, provare a mandare avanti con difficoltà una serie di attività di promozione culturale in un momento in cui promozione culturale in questa città non se ne faceva. Serbare la memoria di ciò che c'era e non c'è più perché è stato rubato. Noi siamo arrivati in un momento buio per la città, o forse alla fine di un momento buio, perché siamo arrivati dopo il commissariamento per le infiltrazioni camorristiche, in un momento in cui l'onta sulla città era quella più brutta e contemporaneamente la gestione commissariale aveva un po' ingrigito la città e ci toccava provare a cambiare le cose, a fare qualcosa che desse il senso di un'inversione, ma soprattutto che riportasse i cittadini a sentire questo come un luogo felice, bello da vivere. L'abbiamo fatto con l'aiuto della Proloco, a cui chiedemmo di organizzare con noi il 448, perché noi ci eravamo insediati a giugno, avevamo dovuto approvare il bilancio in pieno agosto, mentre non avevamo ovviamente i soldi per programmare, perché non avevamo programmato, avevamo trovato un bilancio da approvare già speso. Facevo un prelievo dal fondo di riserva a fine anno e in un mese organizzammo la prima iniziativa di Giuliano Città Natale, provando a legare in maniera indissolubile, perché poi la portiamo avanti, l'immagine della città e di un periodo particolare all'immagine del Basile, cosa di cui tanti in questa città si sono occupati, il Basile, la memoria, il legame, ma in maniera sempre disomogenea, perché poi le amministrazioni comunali cambiano e si perde la memoria di quello di buono che di buono aveva fatto l'amministrazione prima. Il tentativo che faremo, che facciamo, è quello di dare continuità alle cose e quindi anche quel salire e scendere le scale, magari continuare a salire e scendere le scale perché diventa quasi fisiologico anche quando si programmano le cose, però non c'è la volontà di proseguire in questa attività, e se oggi siamo qui in un luogo bello e ameno è perché c'è la volontà da parte nostra di continuare. Io devo scusarmi per essere arrivato presto e poi essere scomparso, ma c'è un motivo in questo mio essere scomparso. Noi ci occupiamo anche di marketing territoriale, le amministrazioni lo fanno, e nel nostro occuparci di marketing territoriale noi stiamo organizzando per sabato prossimo le riprese del TG itinerante, una puntata del TG itinerante dedicata alla bellezza di Giuliano, al centro storico, alla sua storia, alle sue chiese, al suo patrimonio culturale e artistico, alla terra che è la ricchezza di questa città e quindi ai valori dell'agricoltura, un'agricoltura di qualità, e infine poi il mare, il lago, le spiagge e anche il nostro Basile, le nostre tradizioni culturali, tutto insieme in 8 minuti sabato prossimo alle ore 14 su Rai 3. Ieri sono un po' abbronzato, si vedrà, ho fatto il giro con una troupe della Rai per andare a verificare tutta una serie di luoghi. A valle di questo incontro, con molti dei presenti qui, ci vedremo per organizzare una serie di alcuni degli interventi che si dovranno fare. Il lavoro che noi facciamo è quello di promuovere questa città, anche a dispetto delle cose brutte che in questa città avvengono e che nessuno nasconde. Abbiamo affrontato l'altro ieri una storia terribile che lascia basiti, e se ci penso, insomma, non riesco a non
stare male e non è il sindaco che sta male, è il padre, quello che era un ragazzo, quello che oggi è un uomo. È un momento brutto per questa città, ma io ritengo che le cose brutte si vincano con la bellezza, quella bellezza che non è mai scandalosa, Tobia, quella bellezza che deve in qualche modo invadere questa città, è quello che noi proviamo a fare ogni giorno con gli investimenti faticosi che facciamo sulla cultura, in un momento in cui anche noi, che siamo forse uno dei comuni più ricchi della Campania, abbiamo avuto difficoltà a chiudere il bilancio, abbiamo dovuto andare a cercare in giro 5 milioni di euro per dare una quadratura a un cerchio che stentava a diventare quadrato. Ebbene, noi continuiamo a mantenere posti in bilancio per la cultura e continuiamo a cercare di promuovere le iniziative dei tanti soggetti del territorio, Proloco compresa, che provano a fare cultura, provano a far invadere la nostra città altrimenti grigia di bellezza. E ancora proveremo a fare questo lavoro con tutte le realtà del territorio, mettendole in rete, supportandole, e dall'altro lato proveremo a fare quel marketing territoriale che la Prologo fa benissimo, ma che facciamo anche noi come amministrazione, per provare a promuovere l'immagine di questa città, far conoscere quanto di bello c'è e provare a legare alla nostra storia Basile, il Vaccaro, Scipione l'Africano e poi i territori, in un lavoro che deve essere sempre più sinergico, e quindi provare, anziché farti salire e scendere, a scendere noi più spesso dal comune, cosa complicata perché siamo assediati, ma provare a scendere sempre di più noi stessi e incontrare nei luoghi le persone che si occupano di questa città e provare a mettere tutti quanti insieme, facendo un lavoro di regia che a volte ci riesce, a volte no, perché questa città possa giorno per giorno cambiare e possa in qualche modo anche diventare attrattiva per un turismo balneare e per un turismo anche culturale. E l'unico modo per farlo è partire da quelle che sono, da quella che è la nostra storia, e quindi il Basile da una parte, Scipione l'Africano dall'altra, e poi mostrare un mare diverso. E ringraziando Dio, il nostro mare oggi è un mare che è pulito, le analisi dell'acqua ci confermano ancora che è un mare pulito. Lo dico qui perché c'è anche l'altra Proloco di fronte a noi, quindi ha senso parlare di questa Proloco. La parlare di rete, e anche le Proloco devono andare in rete e supportarci tutte quante nell'attività quotidianamente facciamo. Ma oggi siamo qui per celebrare un legame che va avanti da anni, e anche dare merito di un lavoro che è stato fatto in questa città in un momento ancora più buio di quello che ho trovato io in questa città, e ringraziare chi negli anni l'ha fatto e l'ha portato avanti. Confermare una cosa: noi siamo qui e vi daremo una mano. Da soli non bastiamo a noi stessi, ma neanche voi, e quindi tutti insieme, un po' per uno, portiamo avanti questo duro lavoro. Grazie. E in più una voce di bilancio minima, almeno 8-10 mila euro all'anno, per poter pian piano restaurare i quadri che abbiamo dei nostri pittori, sia nella chiesa di Santa Sofia che nelle altre chiese. Questo lo abbiamo fatto negli anni passati, grazie alla sensibilità, devo dire la verità, non dei politici, ma di una segretaria comunale che io visitai in una cena. Si insediò e quindi portai la nostra guida, portai le nostre cose, la dottoressa Grasso, la quale rimase e dice: ma voi avete tutte queste bellezze, dottoressa, noi non abbiamo una lira per restaurare il quadro, facciamo partire delle raccolte, però chiaramente l'unica raccolta che è partita è questa che noi abbiamo fatto con il 5 per 1000, il famoso restauro dell'antifonario che abbiamo trovato stampato a Venezia nel 1522. Facemmo questa cartellina che riporta all'interno delle immagini, abbiamo inserito anche la nostra immagine della Madonna della Pace del 1949, ed è un omaggio che io vorrei fare al nostro presidente regionale per essere venuto qui da noi. Ed è un ricordo. Grazie proprio all'impegno e ai fondi del 5 per 1000 abbiamo avuto la possibilità
di mandare questo libro antichissimo, 1522, pensate che la stampa è stata inventata da Curto nel 1480, Follia, Correggio di Sessanta, e adesso si trova nel santuario dell'Annunziata, l'abbiamo riconsegnato. Quindi c'è la volontà di fare e senz'altro faremo. Grazie a voi tutti per la presenza. Prologo di Marano, anche lei partecipa stamattina a questa festa un po' collettiva per il Napoli Nova. Sì, siamo molto lieti di essere qui presenti per festeggiare con Mimmo Savino, presidente della Prologo di Giuliano, la inaugurazione di questa giovane e nuova sede. Siamo alla Prologo di Giuliano, ma anche lei rappresenta una Prologo a Giuliano. Sono Luigi De Martino, il presidente della Prologo Litorale Domizio di Giuliano, e sono felice di essere qui alla presentazione della nuova sede della Prologo di Giuliano, voluta dal professor Savino e da tutti i suoi associati e assecondata con il sostegno dell'amministrazione comunale. Amministrazione comunale che, alla quale va tutta la nostra felicitazione, in quanto dando una sede alla Prologo, sede demaniale, ha dimostrato un segno di grande intelligenza politica e istituzionale. Quindi noi speriamo di poter allargare la sinergia con le altre Prologo del comprensorio, allo scopo poi di realizzare un progetto integrato di promozione turistica e culturale di un territorio che ha tante bellezze e tanti valori che devono ancora essere valorizzati al massimo. Buongiorno, Pasquale Guglia, del presidente della Prologo Liternum. Ci ha fatto immenso piacere essere presenti a questa manifestazione che con tutte le forze dell'ordine, le amministrazioni, i politici che si sono interessati all'attività culturale e sociale delle Prologo. Ci farebbe più piacere che sia l'amministrazione politica e sia con l'aiuto dell'altro Prologo di interessarsi un po' dei problemi di Lago Padria, che siamo sempre una zona un po' dimenticata e che si vorrebbe che portasse a luce tante di quelle valorizzazioni del mondo. Speriamo che avvenga anche da noi un interesse come sia con la Prologo di Giuliano. Grazie. Mondo De Rosa, Prologo di Villa Ricca. Una bella giornata per le Prologo. Una bella giornata per le Prologo, una bella giornata per Giuliano, che comunque capofila, io direi, di un'area che rappresenta 300.000 abitanti. Il sindaco ha detto bisogna fare rete, insomma, anche con gli altri comuni, perché Giuliano e comunque confina con Villa Ricca, con Mugnano, con Quarto, con Quariano. È un territorio immenso e se cresce Giuliano cresciamo noi, cresce in termini di turismo. Quindi noi già lo stiamo facendo vedendoci proprio questa bella sede che, grazie all'impegno e alla determinatezza di Mimmo Savino, ma anche grazie, voglio dire, a noi che facciamo rete, siamo riusciti per esempio stamattina ad essere qui e ad avere la presenza di tante persone di tutte le Prologo della zona. Prologo di Qualiano, siamo con Giuseppe Ricciardini, presidente della Prologo di Qualiano Gaudiano, una delle Prologo della zona più giovani, ecco, siamo solo da 3 anni sul territorio. Oggi siamo felicissimi di essere qui a Giuliano con dei guru, insomma, delle Prologo le più attive che ci sono sul territorio, di cui quella di Giuliano in Campania. È stato bellissimo ascoltare poi un excursus, insomma, storico del vicepresidente e di sentire poi il nostro amico Mimmo Savino, presidente della Prologo di Giuliano. E noi possiamo solo prendere la loro esperienza e fare attività sul nostro territorio in collaborazione con loro. È fondamentale creare questi legami di rete, di conoscenza per migliorare il territorio che confina poi tra Qualiano e Giuliano, siamo vicinissimi. Quindi pure con la Prologo di Villa Ricca, la Prologo di Marano Flegrea, la Prologo di Vittorio Domizio, la Prologo di Lago Padria, noi, essendo i più giovani, possiamo solo e semplicemente attingere e prendere la loro esperienza per portare avanti i nostri progetti.
sindaco, vicino a Crest di un proloco che lei in questi momenti nel suo intervento ha valorizzato. Insomma, il nostro è un progetto collettivo per la città. Noi stiamo cercando di costruire reti per la promozione dell'immagine della città, per la promozione del ruolo della città e per un arricchimento complessivo della nostra comunità locale. Ringraziamo la Proloco per l'attività che ha svolto in questi 20 anni. Siamo qui oggi a celebrare una ripartenza, perché il cambio di sede è comunque una ripartenza, e augurandoci che insieme riusciremo a fare tanta strada e a far fare tanta strada alla nostra Giugliano.